è giusto che rispetto all'incendio del 20 febbraio alla Ferrocart la magistratura segua il suo corso e segua le indagini per vedere se ci sono ipotesi di reato, però nel contempo noi abbiamo presentato il nostro esposto alle procure di Terni e di Perugia, perché riteniamo che vorremmo che si verificasse se l'ARPA, la Regione, il Comune di Terni abbiano svolto il loro ruolo. Il sindaco della città è colui che deve salvaguardare la salute dei cittadini, e chiedere ai cittadini di rimanere in casa per tutta una giornata e poi dirgli va bene, tranquilli, andate, potete riuscire, senza avere in mano i dati dell'ARPA, non si sa ancora se ci fossero diossine o no. La tutela della salute di noi cittadini è fondamentale ed è un diritto costituzionale. Noi possibile, sarà possibile che noi di Europa Verde dobbiamo fare un monitoraggio su tutti gli incidenti, i roghi, sui rifiuti, in tutti i contesti, in tutta Italia, perché nessun altro ente, nessun'altra istituzione, né il Ministero della Transizione Ecologica, né le regioni, eccetera, lo fanno. La mappatura degli incendi e di tutte le opere di inquinamento abusivo che ci sono, c'è? Non c'è, non esiste. Quindi noi crediamo che questo compito al quale superiamo noi, guardate che in Italia ci sono, dati del nostro monitoraggio nella mappa, ringrazio Claudio Mannino che ha curato questa edizione, ogni due giorni, meno di ogni due giorni c'è un rogo in una discarica, abusiva o no, in un impianto di rifiuti, in tutta Italia. E in Umbria 8 incidenti dal 2017, incidenti cosiddetti, e 5 negli ultimi due anni, come giustamente Thomas De Luca sta denunciando, consigliere regionale sta denunciando da anni. Ma possibile che debba essere una singola persona o un partito a fare questa roba qua? No, non è giusto. È giusto che l'istituzione lo faccia. È un dato di fatto, e il nostro monitoraggio lo dice e i dati nazionali lo dicono. Purtroppo solo il 50% di questi incidenti trovano un colpevole, il 50% non trovano un colpevole. E ricordiamo che bruciare dei rifiuti costa meno che utilizzarli nella giusta filiera. In tempi rapidissimi si possono risolvere il problema dello stoccaggio dei rifiuti. Bruciandoli. Bruciandoli.